Salve a tutti gli amici di androidblog.it. Oggi quella confezione che vedete qui sotto la nostra telecamera non è grande come quelle che siamo soliti vedere, ma è più piccola, anche perché il contenuto di questa confezione non è uno smartphone o un tablet, bensì è uno smartwatch prodotto dalla casa italiana iCore, e appunto il prodotto si chiama GoWatch. Sicuramente ne avrete sentito parlare sul web per il prezzo decisamente competitivo rispetto agli altri prodotti, quindi 139 € e le spedizioni sono totalmente dall'Italia e senza alcun tipo di spese aggiuntive. Quello che vedete qui sopra è il dispositivo, ovviamente accompagnato da un cuscinetto che siamo soliti trovare quando compriamo dei vari orologi di qualsiasi tipo, e all'interno della confezione troviamo un insolito cavetto USB con il jack da 3,5 che permette appunto di collegare lo smartwatch al computer per il trasferimento di musica, applicazioni in formato APK e via dicendo, e anche per la connessione ad un caricatore USB per la ricarica della batteria interna del dispositivo. Inoltre nella confezione sono contenuti due piccoli manualetti, di cui il primo ci illustra un po' qual è il contenuto della confezione. Il primo sguardo allo smartwatch è delle varie istruzioni per collegare lo smartwatch al nostro smartphone, e qui vi sono tutti i contatti per l'azienda che è situata nel sud Italia, e tutti gli indirizzi per scaricare la manualistica, per collegarsi tramite Facebook alla pagina ufficiale e via dicendo. Mettendo da parte la confezione del dispositivo, parliamo un po' di questo GoWatch prodotto appunto da iCore, che monta un dispositivo, uno schermo, scusate, da 1,5 pollici con risoluzione di 240x240 pixel. Il processore montato su questo dispositivo è una CPU MIPS, che sicuramente non è famosa per le prestazioni elevate, ma per l'autonomia molto lunga che può garantire i dispositivi che la montano. Inoltre è dotato di 512 MB di RAM e di ben 4 GB di memoria a disposizione dell'utente per copiare musica, installare applicazioni e via dicendo. Inoltre è dotato di Android 4.4 KitKat, che è stato appena rilasciato dall'azienda italiana da pochissimi giorni e che abbiamo già avuto modo di installare su questo dispositivo. Per quanto riguarda invece la parte estetica, troviamo nella parte destra dello smartwatch due pulsanti. Il primo, quello di accensione e spegnimento, che ci permette anche di bloccare lo schermo e quindi di accenderlo quando vogliamo magari visualizzare l'ora, leggere le notifiche e via dicendo, e un pulsante per tornare indietro nei vari menu quando magari abbiamo terminato di leggere le notifiche, visualizzare il meteo e molte altre opzioni. Nella parte sinistra invece troviamo il jack da 3,5, che come abbiamo detto serve sia per la connessione al computer che per la ricarica, ma anche per la riproduzione di brani audio con le cuffie che appunto utilizzano questo standard. E qui invece troviamo un microfono che può essere utile per le registrazioni vocali che sfruttano l'applicazione Recorder già installata all'interno di questo smartwatch. Inoltre dobbiamo dire che fra le varie caratteristiche che ci hanno stupito vi è la certificazione IPX7, che appunto ci testimonia come questo smartwatch sia completamente impermeabile all'acqua, e quindi magari possiamo fare una doccia o lavare le mani senza alcun problema che il dispositivo si rompa mentre magari ci stavamo solamente facendo una doccia. Per quanto riguarda poi le notifiche, dobbiamo dire che è dotato di un motorino per la vibrazione, quindi qualsiasi notifica ci verrà segnalata tramite una vibrazione che sarà ad intermittenza oppure continuativa per qualche secondo. Devo dire che la vibrazione è molto potente, ma comunque tutti questi dettagli li lasciamo alla recensione completa che troverete sul nostro canale e sul nostro sito nei prossimi giorni.